Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di ERG. Brevissima descrizione, la conoscerete tutti, è una società nel settore energetico, poi se vuoi maggiori informazioni, come al solito le trovi quante ne vuoi su Google. Andando all'analisi dei bilanci, nonostante ci siano tante voci verdi, secondo me non è poi così performante come sembra, o meglio, non è così performante come mi piacerebbe che fosse. Diciamo che se migliorasse ancora un pelino nei prossimi anni non sarebbe un'azienda malvagia, in quanto ha migliorato di parecchio i suoi numeri. Basta guardare gli utili netti sui fatturati, dato che sai che ritengo molto importante, e anche andando a inserire gli altri dati qui nel foglio calcoli, ho notato che in questi ultimi anni ha migliorato di molto i suoi asset, ma ti ripeto, finché non li migliora e non li conferma del tutto, non rientra ancora appieno nei miei parametri. Per quanto riguarda il prezzo, facendo altre considerazioni tipo dividend yield, margini, spese, rendimenti, verifiche sull'indebitamento e altri parametri che se hai scaricato questo file Excel sai esattamente quali sono, ho constatato che per me, ora come ora, un suo giusto prezzo dovrebbe essere dai 13 ai 15 euro, quindi ora è a 18, per me è leggermente sopravvalutata. Ti ricordo che se vuoi questo file Excel con anche il foglio calcoli che vedi qui in basso a sinistra, che elabora i dati e ti indica se i miei parametri vengono rispettati o meno, quindi se secondo le mie statistiche ha senso comprare o meno le azioni della società che stai analizzando, dicevo, se vuoi questo file, che uso anche io tra l'altro per fare le mie analisi, ti lascio il link in descrizione. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, spero che questo breve video ti sia piaciuto, se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda devi prima condividere questo video e mettere il like al video e alla pagina, dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!